Torna a parlare Paola Egono, la protagonista ai mondiali in Giappone appena trascorsi e migliore realizzatrice della competizione con 324 punti. Punto simbolo dell'Italvolley e di un gruppo che ha sfiorato il successo iridato facendo sognare l'Italia. Paola Egono si confessa in un'intervista al Corriere della Sera, rivelando particolari della sua vita privata e parlando di integrazione, tema molto discusso nella nazionale multietnica. L'opposto in forza all'Agil Novara parla della delusione per la sconfitta in finale e di aver trovato in una persona speciale il giusto sostegno dopo la partita. Ero in lacrime. Sono tornata in albergo e ho chiamato la mia fidanzata. Piangevo e lei mi ha consolata, mi ha detto che le sconfitte fanno male, ma sono lezioni che vanno imparate. E che ci avrei sofferto, però, poi, sarei stata meglio. Confessando la sua relazione con un'altra donna con grande naturalezza lo trovo normale. Molto determinata quando si parla di integrazione e del suo ruolo di simbolo di una nazionale multietnica siamo italiane. Per me avere origini diverse è normale. Mi sono stupita di chi si è stupito dell'amore del paese verso di noi. Ho vissuto episodi di razzismo, è normale ma non dovrebbe esserlo rivelando di essersi resa conto dell'affetto dei tifosi azzurri in aeroporto. Una volta atterrate in Italia si apre totalmente quando si parla d'amore e penso che l'amore sia in tutto. La telefonata di un amico, le compagne di squadra che si interessano a te e tu a loro. Nasciamo con l'amore, perché nasciamo con nostra madre che ci riempie di baci e ci coccola e vorrebbe che fossimo protetti per tutta la vita. Solo che non sempre è così. Adesso però, almeno per ora, lo è, mostrando l'inedito volto della ragazza terribile dell'Italvolley.